Cercherò di essere abbastanza breve e di essere, come dire, abbastanza didattico, nel senso che preferisco l'accusa di semplicità all'accusa di incomprensibilità, quindi è meglio, diciamo, essere chiari. Se c'è qualcosa su cui tutte le linee guida nazionali, europee, internazionali sono concordi, poi per il resto c'è un disaccordo, perché lo vedremo nella seconda sessione che faremo nel pomeriggio, è che il paziente con cirrosi deve essere sottoposto ai fini della prevenzione secondaria della neoplasia ad un controllo ecografico. Questo controllo ecografico deve essere fatto con cadenza semestrale, perché è stato visto che ridurre la frequenza, diciamo, del controllo ecografico non migliora il rapporto costo-efficacia dello screening. Ed è evidente che quando un paziente cirrotico, nel corso del suo programma di controllo, ha la evidenza ecografica di una lesione nodulare, noi abbiamo la necessità di caratterizzare la lesione nodulare. Perché se è vero che la maggior parte delle lesioni nodulari nel contesto della cirrosi è legata, diciamo, al processo carcinogenetico, ci sono però una certa quota di lesioni non correlate al processo epatocarcinogenetico. In questa prima parte della lezione noi ci dedichiamo a questo primo problema. Le lesioni che sono correlate al processo, diciamo, carcinogenetico sono i noduli macrodegenerativi, i noduli displastici a basso e alto grado, fino all'early e all'aperto carcinoma epatocellulare. Parleremo quindi in questa prima parte solamente di questo argomento. La terza parte, l'early very early HCC, avrà necessariamente una sovrapposizione nella lezione, diciamo, che faremo nel primo pomeriggio. Ora, è da molti anni noto che sebbene ci possa essere nella cirrosi una epatocarcinogenesi de novo, questo significa che una cellula progenitrice si può differenziare verso la linea epatocarcinogenetica, ma anche verso la linea colangiocarcinogenetica. Questo è il motivo per cui spesso talvolta sta emergendo nel paziente cirrotico il problema del colangiocarcinoma, oltre che quello dell'epatocarcinoma. Ma la via che più frequentemente porta al carcinoma epatocellulare è una via che parte dal nodulo iperplastico rigenerativo e attraverso degli step che passano attraverso una displasia di basso ed alto grado arriva al focolaio di epatocarcinoma intranodulare fino all'epatocarcinoma, diciamo, franco. E ormai è abbastanza chiaro che nel percorso evolutivo di queste lesioni succede che la lesione perde progressivamente l'apporto vascolare portale per acquistare sostanzialmente un circolo neoangiogenetico di tipo arterioso. Quindi quasi tutte le linee guida internazionali suggeriscono che dal punto di vista della caratterizzazione non invasiva della lesione nodulare, noi possiamo usare questi hallmark radiologici che sono l'ipervascolarizzazione arteriosa e il washout in fase portale e tardiva. Ma cosa sono questi noduli dal punto di vista anatomopatologico? Sono dei noduli di solito di piccole dimensioni, tra i 5 e i 25 mm, dice la letteratura. In realtà qualche volta nella pratica clinica se ne riscontra qualcuno di dimensioni mediamente più grandi, i quali nella loro variante a basso grado hanno semplicemente un piccolo aumento della densità cellulare, non mostrano atipie cellulari, mostrano arterie appaiate in un piccolo numero e diciamo molto spesso il nodulo displastico a basso grado è difficile da differenziare anche dal punto di vista anatomopatologico rispetto al nodulo degenerativo. Viceversa, il nodulo displastico ad alto grado mostra un incremento della densità cellulare, un pattern irregolarmente trabeculare, atipie cellulari, diciamo sostanzialmente una displasia a piccole cellule e diciamo non mostra arterie appariate in gran numero. Voi vedete qual è la prevalenza di queste lesioni. Questi sono degli studi di prevalenza, diciamo, avvenuti negli anni tra il 2005 e il 2010. Vedete che la percentuale nei programmi di screening e di follow-up di noduli degenerativi e displastici varia dal 10 al 31%. Ognuno di noi che fa le relazioni ha diciamo, la mania autocelebrativa, per cui ovviamente mi presento. Uno studio multicentrico italiano, nel quale su una serie di lesioni nodulari di piccole dimensioni, vedete, quando queste lesioni sono al di sotto di 10 mm, il 31% mostrano essere
noduli displastici o noduli degenerativi, già nella fase tra 1 e 2 cm questa proporzione, diciamo, scende al 7%. L'aspetto ecografico purtroppo è assolutamente indistinguibile da altri tipi di lesioni nodulari. I 2/3 circa dei pazienti con noduli macrodegenerativi o displastici hanno un pattern di tipo ipoecogeno, diciamo poco più di 1/3 un pattern iperecogeno, e si rientra ovviamente di nuovo nel concetto che esprimeva Luciano Tarantino prima della lesione nodulare simile angiomatosa nel contesto della cirrosi, che non va mai etichettata banalmente come lesione angiomatosa. Che storia hanno queste lesioni? Alcuni autori si sono cimentati, diciamo, col follow up di queste lesioni, le hanno seguite nel tempo. E vedete come, soprattutto i noduli ad alto grado di displasia, abbiano una percentuale di evoluzione verso l'epatocarcinoma, alcuni rimangono invariati per molti anni, in alcuni casi è valutata anche la loro scomparsa. Ma comunque sono segnalatori di un rischio oncologico in quel fegato, perché un 22% di pazienti con questa lesione nodulare può sviluppare nel tempo epatocarcinomi, magari anche in altra sede. E non c'è sostanziale differenza tra popolazioni occidentali e popolazioni orientali. In sostanza, il rischio di sviluppare un epatocarcinoma da queste lesioni è circa il 30%, è molto più alto nel nodulo ad alto grado di displasia, ma nessuno di noi sa la durata dell'intervallo tra l'emergenza di questo nodulo e la franca evoluzione, diciamo, di tipo neoplastico. Come si comportano questi noduli dal punto di vista ecocontrastografico? Dal punto di vista ecocontrastografico, la letteratura dice che nella maggior parte dei casi sono noduli isovascolari al parenchima epatico in fase arteriosa, in fase portale e tardiva, cioè non c'è nessuna differenza apprezzabile in termini di vascolarizzazione rispetto al fegato circostante. Alcuni autori riportano invece che in fase arteriosa possono avere una debole ipovascolarizzazione per poi ritornare ad una sostanziale isovascolarità al parenchima in fase portale e tardiva. Questo è un piccolo nodulo iperecogeno nel contesto di una cirrosi, 16 mm. Questa è la fase arteriosa, il nodulo è qui. Vedete tra poco arrivare il metodo di contrasto. Vedete che il metodo di contrasto si distribuisce abbastanza uniformemente nel parenchima epatico, non diciamo offrendo alcun pattern ipovascolare di questa nodularità, che si mantiene sostanzialmente isovascolare anche in fase portale avanzata e in fase tardiva. Viceversa, possiamo avere noduli, qui siamo già con un nodulo di dimensioni mediamente più grandi, 2,4 cm, in cui la fase, diciamo, arteriosa mostra, come vedrete tra poco, una lieve ipovascolarità della lesione. Tra poco arriva il mezzo di contrasto, la lesione è un po' più profonda, per cui inizialmente si studia non benissimo. Vedete che comunque qui c'è una sostanziale area di ipovascolarità in corrispondenza del nodulo che abbiamo identificato, per poi sostanzialmente scomparire, diciamo, dal punto di vista ecocontrastografico in fase portale e in fase tardiva. La prevalenza di noduli displastici nella cirrosi epatica di tipo ipovascolare alla CEUS non è frequentissima, ma non è del tutto irrilevante, e non è del tutto irrilevante soprattutto in considerazione del fatto che noi sappiamo che accanto all'epatocarcinoma distintamente nodulare esiste questa variante anatomica del vagamente nodulare, il vero epatocarcinoma precoce, e come vedete dal punto di vista, diciamo, di anatomopatologico, continua a mantenere tratti portali, ha un pattern pseudoghiandolare e sull'imaging appare prevalentemente ipovascolare. Quindi noi, di fronte a un nodulo, diciamo, epatico, il cui comportamento in fase arteriosa è ipovascolare, abbiamo il grosso problema della differenziazione, diciamo, rispetto all'epatocarcinoma ipovascolare. E vedete, la prevalenza degli epatocarcinomi ipovascolari non è del tutto irrilevante. Il 13% mediamente in casistiche che hanno studiato questi aspetti per lesioni mediamente piccole al di sotto di 2 cm o al di sotto di 3. Per cui sostanzialmente quasi tutti sono concordi nel ritenere che una lesione ipovascolare nel fegato cirrotico meno di 2 cm non può essere in maniera accurata diagnosticabile con l'imaging, e questo vale in particolare per la CEUS.
L'unica possibilità di poterla differenziare da un vero early epatocarcinoma è quello di trovare praticamente l'invasione di cellule tumorali nella, diciamo, nel tratto portale. Ma qual è la sensibilità della biopsia tradizionale in questo tipo di lesione? È molto bassa, 43-32%, con un valore predittivo positivo non estremamente soddisfacente. Se però alla biopsia tradizionale associamo alcuni marcatori, tra cui il bilirubino 3, l'Edshot protein 70 e la glutamina sintetasi, la sensibilità, diciamo, della metodica bioptica, scusatemi, tende sicuramente ad aumentare e tende maggiormente ad aumentare se utilizziamo un quarto marcatore che è sostanzialmente le catene pesanti della claritina. Il discorso si complica ulteriormente perché è stato dimostrato in letteratura che in CEUS alcuni noduli displastici o degenerativi possono mostrare un pattern ipervascolare in fase arteriosa. Quindi il confine dal punto di vista del comportamento vascolare del nodulo displastico ad alto grado e dell'epatocarcinoma di piccole dimensioni è veramente un confine piuttosto sottile. In conclusione, che cosa possiamo dire? I noduli displastici sono piccoli noduli di diametro solitamente al di sotto di 2 cm, evidenziabili ecograficamente nel fegato cirrotico. L'evoluzione neoplastica è molto frequente nei noduli ad alto grado, oltre il 60% di questi noduli evolvono, che la diagnosi differenziale tra il piccolo epatocarcinoma e il nodulo displastico, soprattutto se il piccolo epatocarcinoma ha un comportamento di tipo ipovascolare, è molto difficile con le tecniche di imaging, e abbiamo bisogno di ricorrere qualche volta alla biopsia con marcatori istologici precisi, cioè fare oggi una biopsia su questa lesione senza avere un anatomopatologo che sia in grado di utilizzare il materiale istologico per la determinazione di questi marcatori è perdere tempo. E infine sicuramente la letteratura riporta che la risonanza con mezzo di contrasto epatospecifico in questo particolare set di pazienti potrebbe avere un ruolo fondamentale, ma ovviamente non avendo alcuna cultura radiologica è una cosa che lascio, spero, al collega che mi seguirà. Vi ringrazio veramente per l'attenzione. Yeah.